Gentili telespettatori, un cordiale benvenuto vi giunge da Roberto Iacopini e da Stefano Mappa, responsabile della comunicazione e del marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento. Oggi insieme per commentare da questa incantevole area montana della Calabria l'edizione 2013 del Trofeo delle Regioni di Corsa Orientamento. Una buona serata a te Roberto e a tutti i nostri telespettatori. Siamo infatti a Saracena, come vedete nelle immagini, comune di oltre 3.900 abitanti a nord della provincia di Cosenza, situata su una collina rocciosa che si sviluppa sul versante est della valle del fiume Garga, ai piedi dei monti di Orso Marzo, questi ultimi appendici meridionali del Parco Nazionale del Pollino. A cavallo dei due mari, lo Ionio e il Tirreno, quest'area alterna pendii impegnativi e distese pianeggianti. Indubbiamente Roberto, una zona suggestiva della nostra bellissima penisola che gli amministratori locali hanno voluto mettere a disposizione della Federazione Italiana Sport Orientamento per ospitare la Tre Giorni del Passito, manifestazione di orienteering articolata su tre prove, una gara regionale in centro storico e due in bosco, valevoli per l'assegnazione del Trofeo delle Regioni. Ed è bene ricordare che l'evento è stato realizzato anche grazie al contributo della Regione Calabria, della provincia di Cosenza e del Parco Nazionale del Pollino, dove si svolge la gara. E per completezza di informazione diremo che la location della prova individuale sono i piani di Masistro, mentre la staffetta sarà il piano di Novacco. Mario Albino Gagliardi, sindaco di Saracena, ci prepariamo a vivere un'esperienza importante per tutto il territorio. Certo, ieri nel centro storico e oggi nel pianoro di Masistro, domani nel pianoro di Novacco, noi pratichiamo lo sport di orientamento. E questa è una tappa di un cammino intrapreso 3 anni fa, quando la FISO ci ha dato l'onore di ospitare i giochi sportivi della gioventù. Noi ringraziamo la FISO per questa grande occasione e questa grande manifestazione. Ecco, quali sono le opportunità offerte dal territorio? Il nostro territorio ha tre peculiarità per cui vale la pena visitare Saracena. Saracena ha una montagna eccezionale, sono 7.600 ettari di faggeta dove si possono praticare gli sport montani tutte e quattro le stagioni, dallo sci nordico, nordic walking, trekking, mountain bike, equitazione e orienteering. L'orienteering nelle stagioni autunno, nelle tre stagioni non invernali e nella stagione invernale lo sci nordico rappresentano le due gemme di questa nostra offerta turistica. La seconda opportunità è un centro storico di tradizioni islamiche che noi stiamo destinando ad albergo diffuso, dove noi ospitiamo coloro i quali visitano Saracena. E cosa fanno? Si mangia bene e si beve bene. Abbiamo il passito, che è un'eccellenza a livello mondiale, siamo presidio sul food per questo moscato passito, insieme alle altre eccellenze enogastronomiche noi diamo questa offerta, quindi montagna, centro storico ed enogastronomia. Quindi sfatiamo anche dei luoghi comuni, Calabria anche in inverno. Sì, in Calabria si può fare anche una bellissima stagione invernale. Questi pianori innevati sono qualcosa di eccezionale. Per dire ai trentini, il loro Lavazzè che è bellissimo, dove ho imparato, il nostro è molto più bello, più grande del Lavazzè del Trentino. Ebbene Stefano, con le immagini siamo tornati su Saracena ed in particolare sul Monte Pollino in Calabria per commentare l'edizione 2013 del Trofeo delle Regioni. Detto bene Roberto, prima d'eccezione per questo trofeo che ogni anno coinvolge tutte le regioni d'Italia ed assegna in due giornate l'ambito trofeo che ricordiamo essere stato vinto nel 2012 dal Trentino. Possiamo dire qual è lo spirito di questo trofeo? Lo scopo del trofeo è quello di far competere tra loro le realtà del movimento orientistico italiano, promuovendo lo spirito di squadra e di appartenenza, dando quindi la possibilità a tutte le squadre regionali di partecipare a gare di alto livello tecnico ed organizzativo. E proprio per offrire agli oltre 250 partecipanti, rappresentanza di 14 regioni, una manifestazione di alto profilo, sia sotto il profilo tecnico che logistico, siamo andati ad ascoltare l'event director della Tre Giorni del Passito, il signor Armando Nuzzone, cioè colui che ha gestito l'intero apparato organizzativo grazie anche all'importante contributo fornito dalle istituzioni locali e dei moltissimi volontari. Infatti è molto importante sempre evidenziare la presenza dei volontari perché diciamo sono un po' il motore trainante di questi eventi che poi hanno una valenza nazionale. Sentiamo l'intervista. L'event director della Tre Giorni del Passito qui a Saracena è Armando Nuzzone. Quali le difficoltà organizzative per voi? Le difficoltà sono state in realtà solo iniziali perché siamo partiti qui a Saracena con un gruppo che non aveva ancora molta esperienza e organizzazione.
Invece da subito siamo riusciti a costruire un gruppo locale con persone che hanno di volta in volta acquisito le necessarie competenze e capacità tecniche. Quindi siamo veramente arrivati negli ultimi mesi, abbiamo viaggiato a ritmi veramente elevati e siamo riusciti a mettere su un bel evento organizzato molto bene, per quello insomma che è la nostra considerazione al momento. Uno staff che ci pare di capire è andato via via ingrossandosi. Da quante persone è composto? E lo staff attualmente è composto da circa 20 persone, un 90% 20 persone locali, più ovviamente le persone che ci hanno dato una mano dall'esterno. E la cosa più importante è che questo staff resterà qui perché è del posto e quindi sicuramente da oggi in poi ci sarà tutta una serie di organizzazioni di gare regionali, anche perché puntiamo poi a mettere su per il prossimo anno un bel campionato del Centro-Sud Italia. Qualche ringraziamento particolare? Beh, ringraziamenti vanno sicuramente agli amministratori, quindi il sindaco di Saracena che ci ha dato un grande supporto, poi al presidente dell'associazione locale, la PD Saracena Novacco, che è stato di fatto la nostra associazione di riferimento, e poi il responsabile della logistica e tutta l'organizzazione sul posto, all'ingegner Senatore, che appunto è stato poi il riferimento per quanto riguarda poi l'organizzazione tecnica sul posto. E come abbiamo accennato in apertura, il trofeo delle regioni si articola su due giornate di gara. La prima vede la prova individuale sui piani di Masistro, mentre la seconda, quella della staffetta, sul piano di Novacco. Al termine delle due prove verrà quindi stilata la graduatoria finale che assegnerà l'ambito trofeo. Esatto, Roberto. È importante evidenziare un dato. Quest'anno al trofeo delle regioni si registra la presenza di ben 14 regioni d'Italia e tra queste la più numerosa è il Veneto con 72 atleti. E allora possiamo andare a conoscere la tipologia dei percorsi gara che, ricordiamo ai nostri telespettatori, risulta determinante per capire le difficoltà che incontreranno gli atleti nello sviluppo della gara. Lo studio e la realizzazione dei percorsi è affidata alla figura del tracciatore, il quale, dopo aver per prima cosa studiato la tipologia del terreno con apposita ricognizione, successivamente provvede alla definizione dei tracciati tenendo debitamente in considerazione le lunghezze e i tempi di percorrenza previsti per ciascuna categoria. E allora facciamo il nome del tracciatore della gara individuale, Federico Cancelli. Federico Cancelli è il tracciatore di questa gara longa, il trofeo delle regioni. Quali elementi tecnici, quali difficoltà troveranno gli atleti? Troveranno parecchia difficoltà, perché la Cristina è molto tecnica e anche fisica, perché ci sono parecchi sali e scendi, si divertiranno comunque. Quando un tracciatore ha in mano una carta, quali elementi deve sempre tenere in considerazione? Insomma, prima di tutto la pericolosità dei tracciati, che per i giovanili di guardare bene, di non mandarli sul pericolo, e poi cercare di valutare le parti più tecniche della cartina per sfruttarle. Invece per i big, maschi e femmine, quali altri elementi? Ma per quelli, a mio parere, non c'è nessuna. In gergo si dice bisogna farli morire dappertutto, sia in sforzo e sia anche nella tecnica, insomma, si devono divertire. Ma oggi arriveranno con la lingua di fuori? Penso proprio di sì, visto il tempo e anche l'altezza, penso di sì. E allora, dopo aver ascoltato Federico Cancelli, che simpaticamente ha promesso di far morire i big, cerchiamo di conoscere molto brevemente il regolamento del trofeo e a seguire la cartografia dei piani di Masistro, la mappa. 14 le categorie previste nella gara individuale e 8 in quella delle staffette. Tra gli junior e i master, ogni rappresentativa può iscrivere 2 atleti e 2 staffette, e tra i senior 4 atleti e 2 staffette per categoria. Ebbene, passiamo ora alla cartografia. La carta che vediamo in video è quella della categoria M21, ha una scala di 1 a 10.000, cioè un centimetro uguale a 100 metri. Il tracciato misura 8,5 km in linea d'aria, il terreno un dislivello di 410 metri e i punti da individuare sono 24. Quindi diremo che la lunghezza reale, denominata chilometro sforzo, che non è altro che la lunghezza in linea d'aria sommata al dislivello moltiplicato per 10, è di 12.600 metri. E il percorso della medesima categoria femminile è invece una lunghezza di 6.500 metri, un dislivello di 340 metri e i punti da trovare sono 19. E in questo caso il chilometro sforzo è di 9.900 metri. E allora, Stefano, siamo in zona partenza.
Sì, le immagini ci fanno vedere come è stata predisposta l'area di attesa, di chiamata e la prepartenza. Momenti molto importanti durante i quali si cerca di la massima concentrazione, si mettono a punto gli strumenti di gara e si studia il terreno di gara, leggendo magari la cartina senza i punti che l'organizzazione mette a disposizione dei concorrenti. Ed ecco i primi a partire. Vediamo appunto Aaron Gaio della delegazione del Trentino, Maria Novella Sbaraglia del Lazio, rappresentante valido, e un altro rappresentante del Trentino, Gabriele Cannella, che abbiamo visto quest'inverno nello sci orienteering, che parte anche lui con la carta e il suo. Ecco, un rappresentante del Veneto, abbiamo detto che sono tantissimi i concorrenti del Veneto, Rolando Pin. Il Veneto porta più squadre. L'elemento di punta che oggi probabilmente darà battaglia a tutti, Emiliano Corona, che ricordiamo del gruppo forestale, quest'oggi con la casacca del Veneto. Da quello che abbiamo potuto riscontrare dalla programmazione di Rai Sport di quest'anno si evince che la Federazione Italiana Sport Orientamento sta ponendo molta attenzione all'organizzazione di importanti eventi sportivi come quello di quest'oggi. Certamente Roberto, l'organizzazione di eventi sportivi di grande levatura internazionale per la nostra federazione rappresenta un ottimo veicolo di promozione dello sport e dell'orienteering. Nel corso degli ultimi 5 anni sono state organizzate numerose manifestazioni come i mondiali junior di corso orientamento nel 2009, i mondiali assoluti di mountain bike orientamento e nel 2011, come anche i giochi sportivi studenteschi. Quest'anno i master nel sestriere e il prossimo anno gli assoluti di corsa di orientamento e di trail orientamento. Ebbene Stefano, con le immagini stiamo vedendo le fasi più interessanti della prova individuale del trofeo delle regioni, vogliamo fare il punto? In campo maschile, dopo i primi punti sui 24 che abbiamo detto, abbiamo una situazione di classifica che vede al comando il rappresentante del Trentino Gabriele Cannella, seguito a 13 secondi da Emiliano Corona del Veneto e a 25 da Daniele Meneghel, sempre del Veneto, mentre in campo femminile la testa della gara è occupata da Maria Novella Sbaraglia della seguita al secondo posto dal rappresentante del Veneto Federico Anedda e dalla rappresentante in terza posizione dell'Emilia Lucia Curzio. E dunque anche il trofeo delle regioni rappresenta un grande evento a cui le amministrazioni locali hanno sempre molto creduto. Il saluto del Parco del Pollino viene portato dal presidente Mimmo Papaterra. Sì, un saluto veramente sentito da parte del parco che ho l'onore di presiedere da qualche anno e soprattutto un benvenuto a tutti gli atleti, alla federazione, un ringraziamento per aver sposato l'indicazione che è venuta da questo territorio, dal comune di Saracena in particolare, dal suo poderoso sindaco, ma anche devo dire dal sostegno che il Parco del Pollino ha dato sin da subito a questa iniziativa, sulla quale noi abbiamo creduto perché è un'attività questa che si presta molto, si coniuga, si sposa con la possibilità di poterla praticare in questi luoghi che, come dire, apparentemente devono continuare a rimanere dei santuari a cielo aperto, naturalistici, ma però noi vogliamo anche qui che la gente questi luoghi li conosca e poi possa conoscere anche i paesi a ridosso di questi luoghi, perché il Pollino nasce anche con questa filosofia, vivere la montagna, però vivere anche i centri abitati dove poi lì poter conoscere il patrimonio storico-culturale, gustare tutta la filiera enogastronomica che è di primo ordine anche qui nel Pollino. E con le immagini, dopo il saluto del presidente del Parco del Pollino, siamo tornati sul campo di gara e la situazione rispetto a quella rappresentata con la prima fotografia non sembra essere cambiata di molto tra gli atleti. Pochi colpi di scena in effetti, Roberto. La gara sta volgendo lentamente al termine, siamo infatti sui punti finali. Tra le donne, al 18° punto, l'atleta del gruppo orientisti Subiaco, Maria Novella Sbaraglia, oggi nel Lazio, è in testa. Ha messo sicuramente al sicuro la vittoria, in quanto la seconda, la veneta Cristina Bez dell'Ori Tarso, è lontana di oltre 30 minuti, mentre la terza, Federica Anedda del Veneto e della società Galileo Galilei, ha invece un distacco di 37 minuti. Tra gli uomini il discorso non sembra molto diverso. Al 23° punto Emiliano Corona, che ricordiamo appartenere alla Forestale, quest'oggi con la sacca del Veneto in prima posizione con il tempo di 1:09. Al secondo posto la segue l'atleta dell'Ori Tarso e del Veneto Rolando Pin con un distacco poco sotto i 12 minuti e infine in terza posizione del gruppo orientisti Subiaco Fabrizio Vannoli.
E allora Stefano, andiamo a seguire gli arrivi ed i tempi degli atleti elite che con i loro riscontri cronometrici saranno determinanti. Esatto, infatti vediamo arrivare Emiliano Corona con un'ora 11 e un minuto, vediamo quanto faranno gli altri per verificare poi la sua posizione. C'è un rush finale a 3, Gabriele Cannella, Fabrizio Vanoli, Rolando Pin. I tempi che fanno registrare rispettivamente 1.29, 1.25, 1.23, quindi sembra che Emiliano abbia messo al sicuro la vittoria, come anche probabilmente la laziale Maria Novella Sbaraglia con 1:15 chiude la prova. Vediamo anche l'ultimo rappresentante del Trentino, che rappresenta però ecco in questo caso la categoria M21, chiudere in 56 minuti. Insomma, i giochi sono fatti, Emiliano vince tra gli uomini e Corona, mentre la Sbaraglia vince tra le donne. Emiliano Corona, gruppo sportivo forestale, è il primo classificato sulla long distance oggi. Sì, oggi ho fatto una gara molto buona, sono soddisfatto, qualche errore ma ci può stare, sono contento insomma di questa gara, sia dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista tecnico penso di essermi espresso bene ed è anche positivo in vista dei campionati italiani che c'erano tra 2 settimane, quindi bene così. Qualcuno si è lamentato per l'eccesso di salite? No, ogni terreno ha le sue diversità, le sue varianti. Oggi c'era un po' di salita, ma in una gara nazionale come questa ci sta, quindi sta a noi atleti poi saperla affrontare nel giusto modo, ma assolutamente il percorso era all'altezza, era interessante, era tecnico, c'era la componente fisica, ma direi che il tracciatore e l'organizzazione ha fatto un buon lavoro. Un risultato che permette al Veneto di essere in testa alla graduatoria parziale. Sì, io appunto gareggio per il Veneto, oggi penso che a livello di squadra abbiamo fatto un'ottima prestazione e quindi ecco, partiamo davanti domani e in staffetta dobbiamo cercare solo di difendere il risultato di oggi, no? Di difendere il vantaggio che abbiamo accumulato oggi, quindi no, come squadra siamo andati molto bene, siamo felici così. E allora andiamola a leggere la graduatoria maschile, primo classificato Emiliano Corona al Veneto, secondo classificato Rolando Pin, anche gli del Veneto, terzo classificato Fabrizio Vannoli, Lazio. Seguiamo adesso l'intervista alla vincitrice della prova individuale, Maria Novella Sbaraglia del gruppo orientistico Subiaco e del team Lazio. Maria Novella Sbaraglia guida la rappresentativa Lazio e vince la classifica riservata alle donne assolute. Sì, una grande soddisfazione perché sono tornata alle gare dopo un po' di tempo e poi qui insomma in Calabria, un bellissimo scenario, sono stata diciamo molto impegnata nel senso che comunque il percorso era duro sia fisicamente che tecnicamente, però alla fine ce l'ho fatta, quindi sono contenta e soddisfatta. Un successo che trascina la tua regione in alto e trascina in alto anche le tue ambizioni in vista di un autunno caldo. Sì, diciamo, ad essere sinceri, il Lazio non è molto rappresentato qui, siamo pochi ma buoni, come si dice, e quindi ce la stiamo mettendo tutta per cercare di arrivare diciamo, o sul podio o molto vicino al podio. Per quanto riguarda me, vediamo, tra 2 settimane i campioni italiani e insomma vediamo di potercela giocare. Sicuramente questo è stato un ottimo passaggio, un ottimo allenamento in vista dei campioni italiani. Nel 2012 tanta sfortuna, tanti infortuni, adesso sembra che tutto vada per il meglio. Ambizioni di medaglia per i campionati italiani? Le ambizioni e l'aspirazione c'è sempre, poi bisogna vederla sul campo, quindi ho ricominciato ad allenarmi seriamente, vediamo, insomma le avversarie sono agguerrite e sicuramente molto forti, quindi ce la giocheremo fino in fondo, sicuro. E vediamo la classifica femminile, prima classificata Maria Novella Sbaraglia, Lazio, seconda classificata Cristina Bez, Veneto, terza classificata Federica Nedda, Veneto. Mentre questa che arriva è la grafica della classifica per regioni dopo la prima giornata, Veneto 695 punti, la Trentino 542, Emilia Romagna 184 al terzo posto. E quindi si incomincia un po' a delineare quella che sarà la situazione finale, ma dobbiamo aspettare la gara successiva, la gara sulla staffetta. Ed ora con le immagini siamo ai momenti della premiazione, cerimonia alla quale presenzierà il presidente della Federazione Italiana Sport Orientamento, Mauro Gazzerro.
Vediamo tantissima gente comunque, che è molto positivo per questa tipologia di manifestazione fatta per la prima volta al sud. I premiati, insomma, ecco il campione Emiliano Corona, che riceve dalle mani del presidente la giusta medaglia, il giusto riconoscimento. Vediamo anche Rolando Pin con una bandiera del Veneto, numero 2 nella classifica. Esatto. Ebbene Stefano, dai piani di Masistro siamo adesso passati sul piano di Novacco per assistere alla prova staffetta di questo trofeo delle regioni. 102 staffette iscritte alla manifestazione quest'oggi, che si daranno battaglia per la conquista dell'ambito trofeo. Abbiamo cambiato area di gara e quindi cartografia, cerchiamo di conoscere nel dettaglio con queste immagini le zone dove verrà disputata la gara. La carta che verrà utilizzata quest'oggi ha le stesse caratteristiche della gara individuale, eccola, possiamo vedere, ha una scala di 1 a 10.000, il percorso maschile ha una lunghezza di 6 km e 300 metri, un dislivello di 190 metri e i punti da individuare sono ben 22. Per quanto riguarda invece la carta femminile, il 15 punti di controllo, un tracciato di 5.000 metri, un dislivello di 160 metri. Qui avremo delle coppie quest'oggi che si alterneranno nel percorrere questi itinerari. Vediamo ancora appunto i particolari di questa zona del Monte Pollino. E allora la partenza, come da regolamento, è in massa e non singola come invece accade nella gara individuale. Esatto, mentre qua continuano a sventolare le bandiere del Veneto, che giustamente hanno trionfato nella prova individuale, qui vediamo il primo blocco di partenza che si accingerà fra poco a prendere il via. Ecco il via di massa. Molto suggestive queste immagini, questo piano che è veramente incredibile, poi un palcoscenico naturale di primo piano, ovviamente. Ecco la seconda batteria che ha preso il via. Ognuno ha un percorso diverso, quindi non c'è... Sì, dalla partenza comincia. Tutti quanti, ognuno prende una propria strada, un proprio percorso. Ecco la brunzolatura. Qui, come abbiamo anticipato, 102 sono le staffette in gara tra uomini e donne, 8 categorie rappresentate. Che ricordiamo gli esordienti, cioè coloro che si cimentano per la prima volta in questo sport. Poi abbiamo la categoria MV13-16, 17-20, la 21-34, 21-34K, la 34, la 45, la 55 e due categorie di Open Lungo e corta. E quindi, come per la gara individuale che abbiamo visto, quest'oggi sul piano di Novacco ci saranno oltre 250 atleti a darsi battaglia per la conquista dell'ambito trofeo delle regioni, trofeo che ricordiamo viene assegnato anche a livello giovanile. Certo, è importante creare stimoli giusti tra i giovani, questo sport ha bisogno di un cambio generazionale, quindi l'investimento che regioni tipo Trentino, Veneto, ma anche il Lazio, la Lombardia ed altre stanno facendo è ottimo ai fini della promozione di questo sport e quindi del cambio. E qui vediamo le prime immagini dei cambi di staffetta della squadra. Ecco il Trentino Areon Gaio che si dà il cambio con Cannella, qui vediamo Rolando Pin del Veneto, leggermente affaticato, che dà il cambio a Emiliano Corona e quindi insomma si prospetta una gara. Vediamo Maria Novella Sbaraglia del Lazio che dà il cambio a Vannoli, Fabrizio, una staffetta mista per la regione Lazio. Ed ecco, sono in questo momento in gara. Roberto, come vedi, terreni aperti rispetto alla prova precedente, si alternano zone di bosco e, come abbiamo sentito anche dal tracciatore, zone che ricche di alti pendii, quindi molti dislivelli, quindi molto faticosi. Pertanto una gara dove bisogna essere molto allenati. Qualcuno a volte recupera e, come abbiamo visto, poi riprende i ritmi di gara. E qua sono i tratti finali. Vediamo Andrea Visioli, che è in rappresentanza del Parma, e Gabriele Cannella, che già esulta insieme a Aaron Gaio, e che sicuramente hanno vinto la staffetta per il Trentino, prima classificata Trentino. Dunque il Trentino, vediamo gli arrivi. Intanto la seconda squadra classificata è Veneto 1 con Corona e Pin, terza classificata il Lazio con la Sbaraglia che abbiamo visto e Vannoli. Adesso ecco arrivare Emiliano Corona, il portabandiera del gruppo
sportivo della Forestale a Rungaio. Insomma, tanti atleti, tante regioni, un ottimo risultato per... E questo ci consente di andare a vedere le classifiche, iniziando da quella maschile: Davide Meneghel, Cannella per il Trentino con il tempo di 1:21:34, a seguire ancora il Veneto e poi il Lazio. Questa invece è la classifica femminile. Prima classificata l'Emilia Romagna con Curzio Varotti, seconda classificata il Veneto con Bez Anedda, poi la Basilicata con Guarino Venezia. Ed ecco la classifica finale. Finalmente possiamo ufficializzare poi il verdetto di questa manifestazione. Il Veneto vince 1435 punti sui 1186 del Trentino e terzo posto giustamente guadagnato dall'Emilia Romagna con 396 punti. Roland Pinni, Veneto, che è grande favorito, mantiene il pronostico e dopo anni spodesta il Trentino. Sì, diciamo che la nostra sfida era soprattutto a livello giovanile, era alla pari perché loro avevano atleti forti, anche noi, anche loro qualcuno gli è mancato come i nostri, forse noi è mancato un po' di più atleti, però noi siamo venuti con la squadra completa e nonostante anche con la squadra assoluta siamo arrivati bene, il trofeo regione in teoria a calcoli veloci dovremmo averlo vinto. Poi la sfida era a livello giovanile e ieri eravamo in testa, oggi loro hanno fatto un pochettino meglio, però dovrebbero averci battuto per pochissimi punti, però l'anno scorso il gap era maggiore e quindi quest'anno sono molto soddisfatto della mia squadra giovanile. Ecco, Arongaio, che rappresenta il Trentino, rivendica questa superiorità giovanile. Per voi invece la consolazione è questo trend in crescita? Sicuramente in crescita, perché ogni anno abbiamo limato dei punti e quest'anno eravamo addirittura in testa dopo la prima prova e ci siamo andati veramente vicini. Secondo me il prossimo anno la vinceremo anche a livello giovanile, però intanto siamo venuti qua a vincere il trofeo regioni nella squadra generale, perché secondo me già vincere era con la squadra completa. Abbiamo fatto dei 4 giorni bellissimi, sia di gare che di allenamento e di conoscenza territorio, l'accoglienza è stata ottima e per noi è già una vittoria aver partecipato e aver conosciuto questi bei terreni. Secondo Roland Pin, che è un tecnico oltre che un grande atleta, quanto ci vorrà per colmare questo gap giovanile? Ma niente, perché siamo ormai già al loro livello. Un po' di fortuna ci vuole sempre, però in Orientini non esiste la fortuna, insomma è poco la fortuna. Il livello tecnico ormai è uguale nella squadra. Loro hanno qualche atleta di punta leggermente superiore, ma anche noi abbiamo degli atleti nella squadra junior nazionale che partecipano con il Veneto. Quindi ormai siamo alla pari e il prossimo anno sarà battaglia e ci proveremo ancora più forti nel livello giovanile. Arongaio, vicepresidente della FISO Trentino, nonché responsabile tecnico della rappresentativa regionale. Qui sconfitti, ma? Ma cioè, lo sapevamo abbastanza in partenza che il Veneto partiva favorito, quindi non è stata una grande sorpresa. Siamo riusciti a fare quello che volevamo, cioè vincere la classifica giovanile. Abbiamo puntato su avere una squadra più ridotta, fare una trasferta di qualità con i ragazzi che se lo meritavano, quindi ci siamo riusciti. Ieri eravamo quasi pari, oggi siamo riusciti a superarli, quindi abbiamo vinto il trofeo che a noi premeva di più. La Coppa Generale va al Veneto e il prossimo anno si rimetterà in discussione. Tenevate in particolar modo a questa classifica giovanile perché per voi i giovani sono il futuro? Sicuramente il lavoro del comitato si incentra sui giovani, poi è chiaro che il movimento master non può essere tolto, però insomma noi puntiamo su quello, anche la squadra del Comitato Trentino organizza raduni per i giovani, per cui noi lavoriamo dai 10 ai 20 anni principalmente. Il nostro obiettivo era quello, abbiamo deciso di concentrare le energie su questa parte, anche per questo trofeo delle regioni. E allora Stefano, vogliamo dire 3 cose interessanti di questo trofeo delle regioni? Uno chiaramente la promozione dell'orienteering al sud, l'altro la crescita dell'orienteering tra i giovani, come abbiamo potuto vedere, e il terzo, sempre maggiore interesse, si sta sviluppando intorno a questa disciplina sportiva che fa della natura il suo palcoscenico naturale. E sulle meravigliose immagini delle premiazioni e della festa dei protagonisti di questa edizione 2013 del trofeo delle regioni, sentiamo la voce di chi ha diretto tecnicamente la gara, ossia Tiziano Zanetello, e a seguire quella del presidente federale Mauro Gazzerro. Intanto vediamo Emiliano Corone ricevere l'ulteriore premio.
Tiziano Zanettello, direttore di gara, un evento complesso che ha richiesto un lavoro molto importante. Questo evento ha richiesto circa 2 anni di lavoro e di impegno per riuscire a creare le condizioni per poter realizzare questa splendida manifestazione sulle montagne della Calabria. Ma posso dire che al di là di tutto l'impegno che abbiamo profuso in questo, ne valse la pena, perché zone e terreni così impegnativi e interessanti da un punto di vista orientistico e l'accoglienza soprattutto che abbiamo avuto dalla comunità della Calabria e del comune di Saracena in particolare è stata splendida. Ecco, un'accoglienza splendida. Subito si è formato un grande gruppo di volontari. Sì, si è formato un bel gruppo di volontari, di persone esperte con cui abbiamo collaborato per organizzare la manifestazione, ma soprattutto abbiamo lavorato insieme con ragazzi e persone del posto per trasmettere queste competenze in modo tale che nelle prossime edizioni siano capaci di organizzare queste cose in assoluta tranquillità e da soli. Ecco, che cosa lascia questo evento sul territorio? Sul territorio lascia la conoscenza da parte di centinaia di persone provenienti da tutte le parti d'Italia che sicuramente hanno apprezzato l'ospitalità e la bellezza del paesaggio che c'è in questa zona della Calabria e sicuramente porterà in futuro numerosi altri gruppi, comitive e amici a fare attività sportiva, a fare vacanza e a conoscere la bellissima comunità del Pollino. Mauro Gazzerro, presidente FISO, si chiude un trofeo delle regioni dalle tinte forti. Tinte molto forti sull'altopiano di Novacco, qui a Saracena, 14 delegazioni, 250 atleti, un grande trofeo delle regioni. Ecco, un sud protagonista nell'orienteering nazionale, che cosa rimane su questo territorio dopo questa esperienza? Ma abbiamo messo il primo mattone di un percorso che sarà sicuramente roseo perché qui abbiamo avuto la possibilità di trovare dei territori splendidi e soprattutto c'è un gran fervore, fra l'altro registriamo per la prima volta la partecipazione di una delegazione della Regione Calabria a questo trofeo nazionale che caratterizza il movimento orientistico nazionale. Quindi siamo sicuramente convinti che proprio da qui partirà una grande spinta per l'orienteering del Sud. Un'unione di forze e di intenti, federazione, comune di Saracena, Parco del Pollino, il risultato? Il risultato è una grande sinergia appunto tra istituzioni, il parco, la regione, la provincia, soprattutto l'amministrazione comunale e la federazione ha cavalcato questa opportunità che fra l'altro si era già manifestata con 2 edizioni dei giochi sportivi studenteschi e quindi avevamo già aperto una strada che quest'oggi è diventata quanto mai maestra. Prevediamo un futuro brillante per l'orienteering nel Sud Italia? Sarà sicuramente brillante anche perché proprio da qui, come già dicevo, creeremo un presupposto e una sinergia con le regioni limitrofe, quindi Basilicata, Puglia, Campania, per creare un polo importante e nevralgico per l'orienteering del Sud Italia. E allora Stefano, una bella, una meravigliosa, potremmo dire, manifestazione, quella organizzata a Saracena e in più in particolare sui piani di Masistro e sul piano di Novacco, splendidi ambienti, manifestazioni che ha visto la vittoria del Veneto tra gli assoluti e del Trentino tra i giovani. Indubbiamente una bella e meritata vittoria quella della Regione Veneto, dopo anni di assoluto dominio del Trentino, ma lo sport è anche questo. La vittoria è anche di carattere promozionale, sia per la FISO, grazie all'impegno profuso, ricordiamolo, del consigliere federale Sandro Passante, che ha sempre creduto in questo evento, che per il territorio, grazie appunto, come ha anche ribadito il presidente, il sindaco di Saracena Gagliardi e del presidente del Parco Nazionale del Pollino, il signor Domenico Pappaterra. Insomma, una bella e doverosa promozione del territorio, che ricordiamo comunque non essere nuovo ad ospitare eventi di orienteering, tant'è che nel 2010 e nel 2011 si sono ottenute le fasi finali dei giochi sportivi studenteschi. E allora, caro Stefano, ricordando ai nostri telespettatori che la Federazione Italiana Sport Orientamento è raggiungibile attraverso il sito www.fiso.it, non ci resta che salutare e ricordare quale sarà il prossimo appuntamento televisivo con Rai Sport. Prossimo impegno ci porterà ad Aprica, in provincia di Sondrio, per i campionati